quasi l'ora di cena e Francesco si trova nel letto, rilassato e abbracciato con il suo leone di peluche. Quasi l'ora di cena. Meglio rimetterlo a posto. Ecco qua, l'ho messo a posto. Sarà meglio che io ti metto a posto, Leone. Oggi è il giorno che devo fare la mia libreria. È la cosa giusta da fare! Ok. Eccola arriva! Oddio! Madonna mia! Oh! No, è soltanto Huggy Wuggy. Ma cosa ci fa Huggy Wuggy nel lume? Non l'avevo messo un'ora fa. Sarà meglio buttarlo. Dunque, oggi è giovedì, è il giorno della mia libreria, quindi significa che faccio di meglio. Meglio sistemare. Diamoci una mossa. Uno. E due. E tre. E quattro. E 5 e 6 7 8 9 e 10. Dopo tanta fatica, Francesco ha sistemato adesso i libri nella sua biblioteca. Oh, Aghi Waghi, ma che cosa ci fai nel mio letto? Oh, sto voodoo è veramente una sfortuna. Aghi Waghi, ma cosa ci fai nel letto? Mi vuoi dirmi qualcosa? Quale? Vuoi avere un libro? Ma spesso, Aghi Waghi, noi tutte persone leggiamo i libri. Ma perché vuoi avere un libro? Vuoi che te lo compro nella libreria? Alla libreria ci sono i libri che ti annoiano, Aghi Waghi. Che ne dici? Ti posso portarti una favola horror? Che ne pare? Però, Aghi Waghi, un'ottima idea. Un libro per te. Va bene, Tese. Cosa vorresti fare? Vuoi che farò la tua storia della buonanotte? Ok, Aghi Waghi. Conta spesso che il tuo padrone ti compra quello che vuole, mister Aghi Waghi. Quel momento Francesco sta ordinando nel bookshop un libro da horror per Huggy Wuggy. Il libro costava parecchio. Ma che cosa? 100 euro questo libro? Devo un po' lavorare. Chi sarà quest'ora? Mamma mia, però. Sì? Oh?